due metri di così, di tanta voglia di vincere, mi verrebbe da dire. Sì, sì, assolutamente, tanta voglia di vincere. E sono venuto da qui ad Arezzo molto carico per dare una mano il più possibile alla squadra e a questa società. Senti, come stanno andando oggi? È il primo giorno di allenamento, ma insomma, come ti sei ambientato? Hai già conosciuto i tuoi compagni? Sì, sì, ho già conosciuto i compagni, sono sembrati un gruppo solido e con cui dai, ci vuole poco ad andare d'accordo, quindi questa secondo me è una cosa molto importante in una squadra. E abbiamo iniziato da poco sugli allenamenti, stiamo già tenendo un buon ritmo, senza esagerare, c'è un bel controllo da parte dello staff, quindi tutti dei buoni presupposti, diciamo. Hai già fatto un'idea del campionato che andrete ad affrontare, le altre squadre? Sì, allora sicuramente sarà un campionato tosto, comunque siamo una squadra neopromossa, quindi che è il primo anno che affronta questo campionato. E ci sono sicuramente delle squadre più toste, diciamo, rispetto ad altre da affrontare, ma scendendo in campo con tutto quello che potremo dare, la nostra grinta e quello che possiamo offrire, secondo me ce la potremo giocare bene o male con tutti, dipenderà molto ovviamente da noi. Senti, ci dicono figlio d'arte. Sì, sì, figlio d'arte. Mio babbo ha giocato anche lui, quindi sono nato anch'io, sì, col pallone in mano. Quindi dai, fin da piccolo è stato facile iniziare questa strada. Speriamo vada avanti il più possibile. Ma cosa è il tuo ruolo? Io sono un 4-5, quindi gioco da lungo. Posso spaziare in entrambi i ruoli a seconda di quello che serve alla squadra. Ecco, questi colori li hai conosciuti, ci diceva il presidente, nelle giovanili. Sì, è un piacere di tornare qua ad Arezzo, sono stato primo anno in Italia e adesso quest'anno trovo ragazzi nuovi, però la gente, qualche gente è rimasta ancora qua che conosco io. Niente, sono molto contento di tornare qua, con la squadra siamo ragazzi giovani, però puntiamo sempre in alto, quindi dobbiamo lavorare adesso e metterci in gamba. Senti, il tuo ruolo? 2-3, guardia ala. Insomma, sarà un ruolo importante come tutti, però sì. Ecco. Sì. Però l'allenatore è bravo, anche assistente, e secondo me mi troverò bene. Hai già pensato alle squadre, ti sei già fatto un'idea un po' del campionato che dovrete affrontare, magari c'è una squadra che ti preoccupa di più? No, sinceramente non lo so, cioè, conosco due o tre squadre, però ero piccolo troppo, facevo under 15 e 16, però noi non abbiamo paura, quindi affrontiamo tutti senza paura.